La decisione di Marco Minniti di candidarsi alla segreteria nazionale del PD sta alimentando il dibattito interno al partito in Calabria, regione della quale l'ex ministro dell'Interno è originario. Tra i Democrat calabresi è già partita la corsa ai posizionamenti congressuali, posizionamenti che peraltro alla fine ricalcheranno in buona parte le dinamiche nazionali. Al momento comunque in pochi tra i big del PD calabrese hanno ufficialmente espresso una chiara indicazione per l'uno o l'altro dei candidati alla segreteria nazionale del partito. Peraltro, secondo gli addetti ai lavori, un primo quadro degli schieramenti si sta delineando in queste ore. A fianco di Minniti, prevedibilmente, si posizionerà in Calabria l'area renziana guidata dal senatore Ernesto Magorno. Invece, con uno degli altri candidati alla segreteria nazionale del PD, Nicola Zingaretti, dovrebbero schierarsi i Democrat che in Calabria sono i punti di riferimento dell'area dell'ex guardasigilli Andrea Orlando, come il consigliere regionale Carlo Guccione, e dell'area dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini, come il consigliere regionale Domenico Bevacqua. Con il governatore laziale potrebbe inoltre schierarsi anche la parlamentare Enza Bruno Bossio. Quando alcuni autorevoli dirigenti di partito come Vandaferro di Fratelli d'Italia e Domenico Furgiuele della Lega dicono che la scelta del candidato governatore deve essere condivisa, sfondano una porta aperta. Nessuna candidatura non condivisa ha la possibilità di vincere le elezioni, lo sostiene in una nota Domenico Tallini, vice coordinatore regionale e consigliere regionale di Forza Italia. È del tutto evidente, aggiunge, che la proposta che Forza Italia si accinge a presentare al tavolo del centrodestra nazionale e regionale dovrà essere pienamente condivisa per essere vincente. Essere condivisa non significa pretendere un'unanimità critica, poiché tale metodo, associato ai veti incrociati che non mancano mai in queste occasioni, porterebbe ad una paralisi della coalizione e ad una sicura sconfitta. Forse siamo in una fase ancora prematura perché ci vuole ancora tempo per arrivare alle regionali, lo ha detto il deputato della Lega Domenico Furgiuele, coordinatore regionale del partito di Salvini, a margine di un convegno nella sede della regione, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle prime indicazioni di candidature alla presidenza della giunta calabrese da parte del centrodestra. Prima delle regionali, ha aggiunto Furgiuele, ci sono le europee e in questo lasso di tempo il nostro partito continua a lavorare ramificandosi sul territorio e affrontando tutte le competizioni step by step. La libertà non ha pizzo è una campagna di civiltà nata a Reggio Calabria nel 2010 per promuovere una rivoluzione socio-economica e culturale sul territorio. L'associazione Libera Calabria, dopo l'esperienza positiva nel Regino che servirà come buona pratica, intende estendere l'iniziativa a tutto il territorio calabrese a partire dal capoluogo di regione. Questa mattina nella sala giunta della provincia di Catanzaro sono stati presentati i dettagli della prima campagna anti-racket di consumo critico finalizzata all'affermazione dei principi di legalità e solidarietà. L'intenzione per tutta la Calabria sono quelle appunto di estendere questa campagna a livello territoriale nelle varie province, a partire da Catanzaro, che è un po' il centro della nostra regione, quindi Catanzaro-Crotone. Noi abbiamo intenzione di farla partire verso la seconda metà di gennaio, perché coincide con la settimana Libera Idee, questa carovana che a livello nazionale in tutte le regioni si sta facendo. Riteniamo strategica questa campagna insieme al progetto Liberi di Scegliere. E attraverso queste due realtà noi infiltriamo le varie realtà 'ndranghetiste presenti sul territorio, con quelle infiltrazioni positive, no? Che rompono i muri a volte di omertà, di paura, che spesso purtroppo si riscontrano a livello di imprese, a livello di esercizi commerciali. Questa campagna vuole mettere insieme queste realtà, vuole fare rete, ma vuole educare anche al consumo critico. Alla base della campagna c'è un lungo processo di riflessione e di approfondimento sul tema, anni di ascolto e di accompagnamento silenzioso agli imprenditori vittime di estorsioni e di usura che si sono rivolti all'associazione presieduta da Don Ciotti, la consapevolezza che in Calabria non esistono isole felici libere dal racket e la necessità di creare una rete solidale
in grado di restituire speranza e costruire spazi di economia legale. Negli anni abbiamo avuto tantissimi imprenditori, anche persone che hanno questo tipo di problema e ci siamo posti il problema cosa fare concretamente per loro, per aiutarli. Allora, quello che noi abbiamo pensato, sentendo anche loro, è proprio aiutarli attraverso una campagna di consumo critico. Da una parte gli imprenditori che hanno detto no al racket, che hanno denunciato o che comunque non vogliono piegarsi alla logica dell'estorsione. Dall'altra parte i consumatori critici, persone che decidono di fare un consumo appunto critico andando a premiare proprio queste aziende, queste realtà che vogliono, che dicono no appunto a una dicono no a questo malcostume che c'è ormai diffusissimo anche in Calabria e anche a Catanzaro, perché dagli ultimi processi che ci sono stati, ma noi già avevamo un feedback dalle persone che abbiamo incontrato, è un fenomeno molto più diffuso di quanto si possa immaginare. Nell'ultimo triennio a livello nazionale noi abbiamo incontrato su questi temi 1400 persone circa. Nel 2017, sempre a livello nazionale, ne abbiamo incontrati 600. Di questi 600, in Calabria circa 130. Ad esporre le modalità per aderire alla campagna La Libertà Non Ha Pizzo, la responsabile dell'area giustizia di Libera Calabria, Lucia Lipari. Lipari ha sottolineato che l'azione di Libera si basa su strategie di contrasto e su metodi non violenti al fine di tutelare la libertà di esercizio dell'attività di impresa e si rivolge a imprenditori, cittadini, studenti, associazioni, gruppi, professionisti che possono sostenere l'iniziativa compilando gli appositi moduli sul sito www.liberacalabria.it. L'assessore all'ambiente della Regione Calabria Antonella Rizzo ed il consigliere regionale Bova hanno incontrato nel municipio di Simeri Crichi i sindaci dei comuni di Simeri Crichi, Selia Marina e Botricello. Tema dell'incontro è stato lo stato di emergenza a seguito dell'alluvione che ha colpito il territorio lo scorso 5 novembre, che ha flagellato la Calabria centrale ionica. L'evento è stato di portata straordinaria. Poteva accadere davvero una tragedia, siamo riusciti a limitare i danni tramite soccorsi immediati. Vi sono 1000 persone che si sentono in pericolo perché minacciate da un'altra eventuale esondazione del torrente Fegato, ha spiegato ai microfoni di RTC il sindaco di Simeri Crichi, Piero Mancuso. Come istituzioni dobbiamo intanto cercare di ristorare gli abitanti di Simeri Mare per il danno subito durante l'evento alluvionale, poi mettere in sicurezza il territorio per evitare che possa ricapitare. Alla Regione Calabria chiediamo un aiuto concreto. La zona di Simeri Mare era stata interessata da altri allagamenti, ma probabilmente a questo livello non si era mai arrivati. Ma diciamo che l'allagamento, io parlo per quella che è sicuramente una mia sensazione, è stata una conseguenza di un evento di carattere straordinario, non fosse altro che il torrente Fegato, che è quello che è esondato, ma ribadisco la denominazione torrente Fegato, alla fine ha avuto un delta di circa 1,5 km con l'apertura di nuovi altri 4 canali di sfogo, quindi santo torrente Fegato sicuramente non avrebbe avuto la capacità di poter assorbire l'entità di acqua che effettivamente è venuta giù nella zona di Simeri Mare. L'assessore Rizzo ha affermato che la Regione sta raccogliendo le delibere dei singoli comuni per avere l'entità precisa dei danni, poi interpellerà il Governo. Ma l'esponente della Giunta Oliverio ha altresì ricordato che attualmente le risorse sono molto scarse. Servirà fare interventi mirati, ma servirà soprattutto un intervento strutturale da parte del Governo centrale. È stato senz'altro un evento straordinario quello che ha colpito Simeri Crichi, ma bisogna farsi trovare pronti d'ora in poi. Certo, innanzitutto sono qui per capire insieme ai sindaci della zona quali sono i problemi che si sono verificati, quindi quali sono i danni, soprattutto per conoscere l'entità dei danni e vedere quali possono essere gli interventi che la Regione Calabria può mettere in atto. Particolarmente colpita l'area di Ruggero nel suo comune? Ma oltre Ruggero ci sono altre realtà, oggi siamo qui perché appunto il comune di Simeri Crichi è stato il comune maggiormente colpito di tutto il versante nostro ionico dell'Alto Ionico Catanzarese.
anche se l'Ia Marina ha avuto degli ingenti danni dalle infrastrutture ai danneggiamenti ai privati, alla manutenzione dei fossi e quant'altro che hanno provocato appunto questi continui allagamenti ormai ripetuti nel tempo. La terza domenica di novembre è la giornata mondiale ONU del ricordo delle vittime della strada. La ricorrenza è dedicata a ricordare le tantissime persone morte in incidenti stradali, ad esprimere vicinanza alle loro famiglie e al contempo a dar merito a tutti coloro che sono impegnati nelle squadre di emergenza e nei servizi di soccorso, operatori di polizia, sanitari, vigili del fuoco, che quotidianamente intervengono sui luoghi degli incidenti, prestando un'opera insostituibile. In Italia, da gennaio del 2018, è stata istituita la Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada, che quest'anno è stata celebrata in ogni città, la scorsa domenica 18 novembre, con momenti di incontro e ricordo con il motto «Non dimenticare, ma soprattutto educare e prevenire». A Catanzaro è stata la questura, in collaborazione con la locale polizia stradale, ad organizzare una funzione religiosa celebrata dal cappellano della Polizia di Stato, Don Biagio Maimone, presso la chiesa Santa Maria della Pace. Oltre al ricordo, si è cercato, per quanto riguarda Catanzaro, di sensibilizzare tanto i genitori, gli adulti, quanto i giovani all'importanza di mantenere delle condotte di guida appropriate, perché noi che vediamo anche le statistiche ci rendiamo conto che molto spesso l'incidente stradale grave è provocato semplicemente da una disattenzione, ed è impressionante pensare che si possa perdere nel 2000 la vita per una negligenza, per un telefonino utilizzato in macchina, per una forma di distrazione. E sicuramente possiamo dire che c'è stata una grande sensibilità, una partecipazione molto sentita da parte dei genitori, da parte dei bambini, dei ragazzi un po' più grandi, e all'interno della parrocchia si è potuto proprio collegare il discorso della fede con il discorso del dono della vita vista come dono, e quindi dell'importanza di tutelare la sicurezza della vita anche attraverso il rispetto delle regole del codice della strada. Ludopatia ed etica d'impresa, questo è il tema di un importante incontro organizzato dalla Confesercenti in collaborazione con la Federazione Italiana Pensionati e Attività Commerciali. Io credo che un'associazione di categoria come la nostra, come tutto il mondo della rappresentanza delle imprese, non possa sfuggire rispetto ad alcuni fenomeni sociali che sono terribilmente feroci verso lo sviluppo delle dinamiche della nostra società. E il fenomeno della malattia del gioco incide su quello che è l'equilibrio naturale di quella che è l'economia reale. Lo dicono tutte le indagini fatte. Chi gioca è nel 50-60% dei casi appartenente alla fascia medio-bassa dal punto di vista reddituale, e almeno l'80-90% di chi gioca si trova in una condizione di disagio economico-sociale. Se noi in Calabria bruciamo 3 miliardi di euro nel 2017 di risparmi destinati al gioco, significa che questi soldi stanno venendo meno a quelli che sono i consumi e i beni di prima necessità. L'industria del gioco d'azzardo dunque non avverte crisi, anzi si avvantaggia delle difficoltà, ai danni di tante persone che sperano in una vincita che possa migliorare la loro condizione di vita. Un dato preoccupante è anche la crescita del gioco d'azzardo tra gli over 65 e praticato in Italia da un pensionato su 4. Noi dobbiamo renderci conto che oggi sono milioni gli over 65 che giocano, e quindi diciamo dobbiamo ragionare anche in una forma di riduzione del danno. Pensare di poter contrastare, di proibire in maniera generalizzata, diciamo, è una battaglia contro i mulini a vento. Però noi possiamo lavorare in termini di riduzione del danno, ma soprattutto verso quelle persone che manifestano atteggiamenti compulsivi, che sono l'anticamera della patologia.
Un'operazione di dismissione immobiliare è stata lanciata dall'ARPACAL nelle città di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. A darne notizia è la stessa Agenzia Regionale per l'Ambiente. Immobili originari, si legge in un comunicato stampa, della prima metà del secolo scorso, in posizioni centrali e dalla metratura importante. La modalità di acquisto è a base di trattativa, ossia un valore di partenza oltre il quale dipenderà dalle offerte che arriveranno all'Agenzia, che sul proprio sito web ha pubblicato oggi l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la vendita di beni immobili. Nell'Istituto Tecnico Industriale Scalfaro di Catanzaro è stata sottoscritta una lettera di intenti tra l'Istituto ed il Comando Militare Esercito Calabria per attivare percorsi di formazione nell'ambito del progetto Scuola Lavoro. Hanno firmato il dirigente scolastico Vito Sanzo ed il comandante del Comando Esercito Calabria Giovanni Rossitto. Ascoltiamo entrambi ai microfoni di RTC. Un accordo importante con l'esercito che va in quale direzione? Sì, oggi è una giornata importante per noi perché crea le condizioni per la nostra scuola di conoscere quello che succede all'interno di una istituzione importante quale è l'esercito italiano. Io ringrazio a questo proposito il colonnello che è venuto qui stamattina a creare appunto le condizioni di intesa per fare in modo che i nostri ragazzi possano, dopo la stipula di questa convenzione, fare un'alternanza scuola-lavoro di qualità, come piace a noi dire all'interno dello Scalfaro, soprattutto in virtù di ciò che dovranno andare a fare. Spiegherà meglio il colonnello quali sono i termini della questione, però per noi è importante essere partner all'interno di questo progetto che vedrà nel più breve tempo possibile alcuni dei nostri ragazzi varcare le soglie delle caserme e fare in modo che all'interno di queste strutture, che gran parte di loro per ovvi motivi non conosce, avere a che fare con libri, digitalizzare testi, creare le condizioni anche culturali per affermare ciò che chiaramente all'interno del nostro contesto sociale a livello valoriale è un elemento fondamentale per la riuscita del nostro progetto educativo in generale. Sì, è corretto quello che dice il dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale di Catanzaro. E c'è da dire che però l'esercito, specialmente la caserma Pepe, è sempre stata aperta alla gente, aperta ai catanzaresi, aperta ai giovani, invitati in più di un'occasione. Questa invece è un'occasione per fare in modo che i catanzaresi possano utilizzare qualcosa che è qui ed è loro, la biblioteca della caserma Pepe, che ha all'incirca 4.000 volumi che saranno integrati da altri volumi, molti dei quali chiaramente sono volumi militari, ma militari anche storici, e sarà interessante poter utilizzare i ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale per digitalizzare questi volumi e renderli disponibili un domani online anche alla popolazione catanzarese. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per le tre persone di Gerocarne, Giuseppe Donato di 49 anni e di due figli, Salvatore e Peppino di 24 e 20 anni, coinvolte nell'operazione dei carabinieri della compagnia di Serra San Bruno su un'estorsione messa in atto ai danni di un avvocato del foro di Vibo Valentia, Rosario Lopreiato. Il legale fu anche vittima nel giugno del 2010 di un agguato nel quale rimase gravemente ferito. All'origine dell'estorsione, ai danni dell'avvocato Lopreiato, la proprietà di un terreno in località Cerasara di Gerocarne. Il fondo agricolo, dell'estensione di 700 metri quadri, è confinante con quello della famiglia Donato. Decisive si sono rivelate, ai fini delle indagini condotte dai carabinieri di Serra San Bruno e Soriano Calabro, le informazioni rese dalla parte offesa. La 12ª giornata in Serie C di calcio ha visto il Rende riconfermarsi in vetta grazie al successo nel derby sulla Vibonese con la rete di Francesco Vivacqua al 22esimo del secondo tempo. Biancorossi di Francesco Modesto hanno risposto così alla grande al successo delle Trapani sulla Francavilla e sono ripresi la testa della graduatoria. Nulla di fatto al Menti tra Juve Stabia e Catania, così come tra Viterbese e Casertana. Catanzaro avvalanga sul Rieti, sbaragliato da Canutè, Ciccone e Fischnaller. Ora la squadra di Auteri punta dritta alla vetta. Il Potenza non sfonda il muro del Matera, mentre la Sicula Leonzio scivola ancora a Monopoli. Pareggio con gol nel derby salernitano tra Paganese e Cavese. Conclusione! Manuel Fischnaller!
L'undicesima giornata in Serie D ha regalato soddisfazione ed amarezza alle squadre calabresi. Il Loc ritorna a vincere, lo fa al Tupparello di Acireale, rete di Panitteri al ventesimo. Bene il Roccella che ha reagito al cambio tecnico e dalla settimana difficile. Vincono gli Amaranto in casa sull'Igea Virtus per 1-0 con rete di Cordova al ventitresimo che regala al nuovo allenatore Passiatori 3 punti. Il Castro Villari di Marra esce invece battuto dal Liguori di Torre del Greco. I corallini colpiscono 4 volte con gli ex Frattese, Celiento e Longo, doppietta per quest'ultimo. E rete di Aliperta. Per i rossoneri a bersaglio 2 volte l'ex Sersalese Nin. Quanto rammarico per la Palmese, i neroverdi rendono durissima la vita alla corazzata Bari ma cadono all'87esimo per rete di Mattera. Restano solo rimpianti e rimorsi ai calabresi di mister Franceschini che escono comunque tra gli applausi in questa storica trasferta al San Nicola di Bari. La cittanovese cade male invece in casa contro il Gela, reti di Soue e Schisciano per i siciliani. Viola da Urlo 99-65 a Valmontone, la squadra regina raggiunge quota 12 in classifica nel girone D di basket Serie B. Una straordinaria prestazione dei Nero Arancio che superano ogni avversità. Nel girone C era già tutto scritto invece tra Catanzaro e Sansevero. Troppo forte la corazzata pugliese di coach Salvemini. I giovanissimi di coach Furfari devono quindi alzare bandiera bianca, ma non demeritano. Pesa come un macigno l'assenza di Devil Mediz, il più esperto del gruppo catanzarese. Domenica occasione per rifarsi alla Pala Pulerà contro Nardò.